Vai con la storiella. Vado con la storiella. Allora, non so come te che voglio partire, perché poi a me mi viene da ridere, cioè noi facciamo dei video così artigianali senza mettere copertine, oh guardate qua, cioè ragazzi, volevamo ringraziare veramente di cuore due musicisti che hanno apprezzato il nostro lavoro. Primo è George Lynch, che ha risposto su YouTube riguardante la recensione del suo nuovo album che avremo fra poco, e soprattutto, non perché George Lynch sia meno importante, ma soprattutto perché Jonas Elborg, il bassista della Mahavishnu Orchestra, ha visto la nostra recensione e veramente cioè, è rimasto veramente basito, ha messo cuori, cuoricini, triangoli, fantastico, ha menzionato il negozio di F-Point, cioè veramente maestro, grazie veramente, noi facciamo soltanto il nostro lavoro, dobbiamo promuovere cultura, dobbiamo aiutare anche quei musicisti che purtroppo per un motivo o per l'altro nessuno conosce, quindi grazie a George Lynch e grazie a Jonas Elborg. Ora tocca a noi. Vai. Allora, quando è stato fatto il primo disco, Pepe? Non lo so. Forse nel 1900, prima degli anni 40, cioè c'erano forse 78 giri. Questo per dirvi che 1940-2020, sono passati 83 anni, ragazzi, adesso facciamo vedere una cosa. Noi siamo partiti da questi. Lo sapete cosa sono? Sono i famosi chiodi, adesso ve lo diciamo, sono le prime puntine nate con la musica. Guardate qua, vediamo se ve lo faccio vedere. Faccio come Sargo 75. No, lo metto qua. Faccio come Sargo 75. Ho imparato pure questo, sulla mano si vedono meglio. Queste sono le puntine che venivano utilizzate per leggere i 78 giri. Lo sapete quanto duravano? Una Shure dura 2 anni, altre puntine forse qualcosa di meno o qualcosa di più. Questo durava, sapete quanto? Un ascolto. Una volta che aveva girato sulla facciata del 78 giri, la doveva buttare, perché doveva sostituirla con un'altra. Tant'è vero che queste puntine qui venivano vendute a pacchetti completi, non venivano vendute sciolte. Quindi siamo partiti da qua e siamo arrivati a qua. Perché questo? Questa è la nuova ristampa che abbiamo in negozio di Ceremony dei Cult. Doppio vinile, mentre l'originale era singolo. Cosa hanno fatto i grandi tecnici? A parte che l'originale era stato curato da Giorgio Marino, che è un qualcosa di clamoroso, lavora pure con gli ACDC, con tanta altra gente, un tecnico strepitoso. Ma la masterizzazione l'ha curata Sean McGee degli Abbey Road Studios inglesi. Cosa ha fatto? Ha voluto trasformare il vinile singolo in un vinile doppio, mantenendo la velocità, guardate quanto è bello, mantenendo la velocità 33 giri, non 45 giri, 33, un po' come era stato fatto per un paio di dischi che erano usciti dagli Straits, vedete? Guardate qua, guardate, bello, 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 bello. Il risultato qual è? Che questo quinto album in studio dei Cult, che forse è il più, quello che si avvicina più alle atmosfere metal, suona che non potete capire. Cioè non potete capire come suona sto disco. Quindi, voto come suono 9,5. Siamo partiti da qua e siamo arrivati qua. Clamoroso, clamoroso. Ce lo meritiamo un like? Dai, dateci questo like, iscrivetevi. Ringraziamo, ripeto ancora, ha fatto veramente una cosa fantastica per noi, perché Jonas è una persona squisitissima. Grazie ancora, grazie a tutti voi che ci seguite. Mi raccomando, continuate a sostenere il canale, perché non si vive di solo Lukaku. Basta!